Ciao a tutti, l'argomento di oggi sono gli scarichi, anzi gli scarichi speciali. Uno degli elementi che ogni motociclista sportivo punta a sostituire è proprio lui, lo scarico. Se le omologazioni impongono alle case di dover rispettare molti paletti, infatti lo scarico aftermarket, che giova a ricordare se non è omologato va utilizzato solo ed esclusivamente in circuito chiuso, punta ad offrirvi le massime performance e il minor peso possibile. Ma è sempre così? Partiamo da un presupposto, che i motori di oggi sono talmente tirati e così ben progettati che migliorare le loro performance non è assolutamente semplice. È ovvio che margini di manovra ce ne sono, ma ci vuole un attimo a peggiorare le cose. Quindi la progettazione di uno scarico per moto richiede grandi esperienze e capacità ingegneristiche. MIV, con il suo Delta Race, ha voluto cimentarsi su un terreno molto complicato, andando a migliorare le performance della Ducati Panigale V4, una moto che di cavalli, come sapete, ne ha già veramente tanti. Ci sarà riuscita? Scopriamolo insieme in questo sotto la lente molto particolare. A chi si rivolge? Lo scarico Delta Race si rivolge a tutti i possessori di moto sportive, Panigale V4 e V4S in questo caso, che cercano un miglioramento delle prestazioni e un abbassamento del peso della moto. La configurazione del MIV Delta Race non prevede che si cambino i collettori di scarico, ma ovviamente MIV consiglia che sia rimappata la centralina per ottenere le prestazioni migliori. MIV Delta Race nasce per l'utilizzo in circuito, ma è stato studiato per rientrare nei 105 decibel necessari per poter girare senza problemi su qualsiasi circuito. Com'è fatto? Lo scarico è realizzato interamente in titanio grado 1. Tutte le saldature sono realizzate al TIG. Questo consente accoppiamenti perfetti e massima precisione dimensionale, necessaria per installare l'impianto senza problemi. MIV ha anche studiato un layout che prevede il posizionamento dello scarico lateralmente e in posizione rialzata per consentire il massimo angolo di piega possibile da entrambi i lati. Le lunghezze sono state studiate attentamente per migliorare l'erogazione del motore. Quanto pesa? Per il Delta Race, MIV dichiara un peso di 3,2 kg, il che consente un risparmio del 50% del peso rispetto allo scarico originale. Bene, questi sono i dati principali dichiarati da MIV per lo scarico Delta Race. Ne manca uno, ovvero il dato sul miglioramento della potenza. MIV dichiara un incremento di 12 cavalli e 3,2 Nm rispetto alla versione stock con lo scarico originale. Ma siccome noi siamo come San Tommaso, abbiamo voluto toccare con mano, abbiamo quindi montato uno scarico MIV su una Panigale V4, l'abbiamo messa al banco e adesso vi diciamo com'è andata. Una volta montato il collettore, inserisco il silenziatore sul collettore, avvito il bullone alla staffa dedicata. E con un tiramolle tiro la molla che tiene il silenziatore al collettore. Per collegare lo strumento X-EQ rimuovo la sella, si collega alla spina della presa diagnosi con un cablaggio plug and play. Ho collegato lo strumento X-EQ alla presa diagnosi della moto. Questo strumento serve per rimappare la centralina con mappe sviluppate a banco per gli impianti MIV, in maniera da migliorare le prestazioni e non avere spie accese, errori sul cruscotto dovuti alla rimozione della valvola allo scarico. Selezioniamo marca e modello di moto, quindi Ducati, Superbike e Panigale V4 1100. A questo punto seguiamo quello che ci dice lo strumento e andiamo ad acquisire la mappa originale per poi andare a scrivere la mappa modificata. Questo strumento può contenere più mappe, quindi con e senza DB Killer, ed è possibile tornare alla mappa originale in caso si dovesse portare la moto a fare degli aggiornamenti dai concessionari
senza lasciare assolutamente traccia. Carta canta, eccoci qua con la stampata del banco di prova. Come vi dicevo, il lavoro di chi produce uno scarico aftermarket non è per niente semplice, perché se è vero che basta togliere tappi omologativi per migliorare le performance, è anche vero che occorre muoversi con circospezione per non avere eccessivi buchi o flessioni nell'erogazione, quindi guadagnando qualcosa da una parte e perdendo poi magari il apparecchio dall'altra. Per quello che riguarda il MIV Delta Race, questo flesso arriva dai 4 ai 6 mila giri, che sono regimi che in pista utilizzo, a cui il Delta Race è dedicato, non si utilizzano praticamente mai. Da quel punto in poi sia la curva di potenza sia quella di coppia sono sempre nettamente al di sopra rispetto ai valori dello scarico standard. Non si tratta quindi solo di migliorare potenza e coppia, ma anche di migliorare la qualità dell'erogazione. I risultati li vedete nella schermata, direi che sono molto interessanti. Ditemi voi cosa ne dite, lasciate i commenti qui sotto e ne parleremo insieme. Ci vediamo al prossimo Sotto la Lente.